Buongiorno a tutti voi. Oggi, questa sera c'è una bella partita in televisione, quindi dobbiamo farci una bella frittatona. Ho pensato di fare una frittata di questo genere. A parte che io le uova non sono molto amante delle uova, quindi queste le ho prese e scadono domani o posdomani, quindi stasera per forza devo farle. Quindi andremo a fare una frittatona di questo genere. Gli ingredienti sono intanto delle uova, 4 uova, 3 pomodorini, che andrà a dargli un po' di sapore e di colore, un peperone verde, una patata, mezza cipollina, uno spicchio di aglio, un peperoncino piccante lungo e abbiamo del formaggio da grattugiare o parmigiano reggiano o grana padana, come volete. Potete mettere anche del pecorino se vi piace, io non ce l'ho, quindi metto del grana padano. Poi abbiamo del pepe, del sale e dell'olio buono. Quindi adesso procediamo nel fare la frittata. Cosa andremo a fare? Prima andremo a tagliare a cubetti sia la patata sia il peperone e la cipolla. Quindi poi andremo a soffriggere il tutto e poi intanto andremo a fare la salsa della frittata con le uova e il parmigiano, dove metteremo dentro anche sia il pepe sia il sale. Bene, abbiamo tagliato dadini la patata e il peperone verde. Come vedete il peperone ho scelto quello verde e non uno giallo o rosso, perché il verde con le patate bianche si vede benissimo e anche fa contrasto anche con i pomodorini. I pomodorini sono stati tagliati in 4, mentre la cipolla e l'aglio è stato tagliato finemente. Adesso dobbiamo aspettare che la verdura si cuocia bene. Bene, siamo arrivati al punto che dobbiamo inserire la salsa che ho fatto con le uova. Questa è la salsa di 4 uova che, assommata alle verdure, sarà sufficiente per 2 persone, o anche 3, ma comunque 2. Quindi ho sbattuto bene le uova, ho messo dentro un bel po' di formaggio grattugiato, questo era grana padano, ma potete mettere benissimo del parmigiano reggiano o anche del pecorino. E quindi ho messo un po' di sale e il pepe. Adesso andiamo ad aggiungerlo alle verdure. Andiamo a muovere un po'. Ecco, adesso già si sta già un po'. E mettiamo il coperchio. Bene, ho già girato la frittata. Molti usano, sono alcuni modi per girare la frittata. Io faccio con un metodo molto classico, taglio in 4 e poi con la paletta e un cucchiaio di legno cerco di girare 4 pezzi. Non sarà molto professionale, però va benissimo per girare la frittata. Quindi adesso fra un minuto la frittata sarà pronta e quindi andremo ad impiattare. Come vedete è bellissimo, perché ha preso un colore bellissimo.
le verdure hanno dato il loro colore, si vedono benissimo le patate, i pomodorini e i pomodorini e gli altri ingredienti, e quindi fra qualche secondo spegnerò e andrò ad impiattare.